Ciao ragazze, allora oggi video tag, ho deciso di fare il video tag che ultimamente si vede in giro sul tubo, ovvero non sono quella che credete. L'ho visto dal canale di Ornitorella, Fashion Makeup 89 e dal canale di The V Elena, che sono delle youtuber che seguo. E ho deciso di farlo anch'io perché è un video tag che ci permette, diciamo, di conoscerci un pochettino meglio. Volevo fare anche il video tag, il video chiedetemi tutto, però non so se qualcuno di voi è interessato a farmi domande. Non lo so, fatemelo sapere semmai in un commento perché mi fa piacere interagire con voi. Se volete farmi delle domande, qualsiasi cosa, un tipo ask. Bene, inizio subito con la prima domanda. Questo video tanto, diciamo, è composto da 10 domande e la prima sarebbe: allora, quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Allora, per quanto riguarda YouTube, sono felice che la maggior parte di voi ha capito, diciamo, che sono una ragazza semplice, una ragazza molto umile, una ragazza sincera, vera. Sono felice perché lo riesco a trasmettere tramite il tubo ed è quello che arriva alla gente, quindi sono felice, insomma, di trasmettervi questo. Allora, per quanto riguarda invece la vita di tutti i giorni, non lo so, spesso semmai posso sembrare un po' sostenuta, fredda, distaccata, un po' che se la tira, diciamo, perché io tendo molto a squadrare, a inquadrare molto bene le persone, le osservo molto, non lo so, dall'aspetto sembra che sono una che se la tira, che so tutto io, quando poi sono una babba in realtà, però penso che come prima impressione è questa quella che do alla gente, forse perché davvero ho una sicurezza in me troppo troppo grande, che a volte può essere anche un difetto perché intimorisci poi la gente, o almeno a me capita così. Poi, e tu invece chi pensi di essere? Allora, questa è la seconda domanda. Sono quella che vedete. Io, quando ho aperto un canale YouTube, ho deciso di trasmettere a voi la mia vera persona. Io sono così anche nella vita, che le ragazze che mi sono venute a conoscere, anche mie iscritte, mi sono venute a trovare al lavoro. Mi hanno visto, io sono così, ed è quello che ho voluto trasmettere su YouTube. Non ho aperto un canale per costruirmi un personaggio come fa la maggior parte della gente qui sul tubo, ragazze, perché non pensate che molte persone sono così. È un personaggio che si vogliono creare perché va, perché vieni seguito, perché hai visualizzazioni, perché la gente ti segue, perché vuoi attrarre un target qui su YouTube e quindi nuovi iscritti. E magari poi a lungo andare questo personaggio pian piano decade, come si è visto su YouTube. Quindi sono quella che mi vedete, nient'altro, insomma. La terza domanda: dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe? Allora, sono molto permalosetta, cioè non mi si può dire niente perché io poi ti atterro, nel senso, pur una battuta io me la prendo a male e ti rispondo di merda, ma perché sono uno scorpione, è proprio nel mio carattere essere così. Sono po', cioè dipende. Io posso fare autoironia su di me, gli altri no, non si devono proprio permettere. E sono gelosissima delle mie cose, che possono essere trucchi, possono essere vestiti. Io sono gelosa, faccio fatica a prestare le mie cose, a dare le mie cose, a far usare le mie cose agli altri. Anche per dirvi a mia sorella, a mia madre, cioè io dei miei trucchi sono gelosissima, i miei vestiti altrettanto, sono davvero gelosissima e sono gelosissima anche delle amicizie. Vabbè, del mio fidanzato è scontato, ragazzi, se no. Ma delle amicizie pure. Io sono gelosa delle mie amiche. Mi dà fastidio che semmai. Non che mi dà fastidio, sono gelosa che magari hanno qualche altra amichetta. Perché sono le mie amiche, cioè. Sono gelosa. Cioè, questo, insomma.
Poi, 4. Dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Beh, voi qui mi conoscete insomma sul tubo come un'appassionata di make-up, di beauty, recensioni di prodotti. Io invece, quando c'è la Roma in televisione, Roma AS Roma intesa come squadra di calcio, io sono davanti alla TV e divento una scaricatrice di porto, un camionista, cioè davvero scene epiche. E che chi mi conosce lo sa, cioè amiche di mia sorella sono rimaste sconvolte la prima volta che sono venute a casa da me e c'era la Roma. E cioè io divento un uomo, ma veramente un uomo. Oppure anche, cioè, non, ovunque mi trovo, cioè sto a casa, sono un uomo. Vado giù al bar a vedermi la partita, sono un uomo altrettanto perché. È così, cioè io quando vedo la mia Roma io sbraito, io sono così raga, sono un'ultra sfegatata che ci posso fare, quindi mi piace il calcio, mi piace vedere la partita, non mi pesa se devo vedere partite anche di squadre che non mi interessano perché sono appassionata di calcio e quindi non ho problemi, insomma, mi piace parlare di calcio con i ragazzi, cioè molti dicono ma com'è possibile? Io parlo di calcio con tanti tanti ragazzi, cioè non mi faccio problemi perché mi piace. Poi, 6, dici quali sono i tuoi valori nella vita. Allora, innanzitutto, la famiglia, l'amore, la salute, i rapporti, le amicizie che a mio avviso nella vita trovi davvero pochi amici che ti vogliono bene e ovviamente una buona stabilità economica, non dico una ricchezza proprio. Cioè, agli stati veramente alti, come posso dire? Non dico una ricchezza proprio eccessiva, perché poi si sa chi è ricco da far schifo è anche la persona più triste che c'è sulla faccia della terra, anche perché parliamoci chiaro, i soldi comprano tutto tranne la felicità. Madonna mia, che filosofo! Cioè. Comunque, una stabilità economica che ti permette di vivere bene, di avere una famiglia, di farti passare qualche sfizio, parliamoci chiaro, i soldi comunque se non eccessivi migliorano la vita delle persone, permettono di star bene. Bene, poi 7, raccontaci la tua giornata ideale. Ovviamente. Cosa devo dire? Allora, ovviamente, vabbè, andare al lavoro, perché comunque, cioè, si deve andare al lavoro, anche perché io mi lamento, voi che mi seguite su Facebook vedete tutti i miei sfoghi quando sono al lavoro di gente, perché faccio la commessa e lavoro, diciamo, nel negozio di mio padre. Sono, diciamo, una commessa imprenditrice, va. E quindi leggete tutti i miei sfoghi, le mie cose. Ha un negozio, diciamo, di articoli sportivi e quindi vengono tanti tipi di persone, quindi. E comunque, nonostante il fatto trovi persone che ti fanno passare la voglia di far tutto, io comunque credo che il lavoro sia qualcosa di importante nella vita, ma il lavoro vero, non stiamo parlando di girare video, è il lavoro vero, perché chi non ha un lavoro o per causa sua, perché semmai uno è sfaticato o perché non ha lavoro purtroppo perché è stato licenziato, io penso sia davvero qualcosa di frustrante allo stato puro, cioè non sapere cosa fare durante una giornata è davvero brutto, quindi io direi di andare al lavoro. Tornare a casa, mi piacerebbe avere una mia casa col mio ragazzo, cioè convivere con il mio fidanzato, una cena insieme, un film insieme, dormire insieme, cioè è davvero qualcosa che sarebbe la mia giornata ideale. Ovviamente ci aggiungiamo semmai anche un po' di shopping terapeutico ed è davvero l'apoteosi della felicità per me. Ho le serate con gli amici a casa, sono davvero cose che mi piacciono molto con la mia famiglia. Sono molto semplice, come vedete, quindi questo, niente di trascendentale.
Poi, 8. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Allora, io vi posso dire che sono una persona che giudica in base all'apparenza, quindi a volte mi pento di quello che faccio perché cado nella superficialità, perché io sono molto una persona che giudica anche da come una persona si veste, da come si trucca, da come si fa i capelli, cioè, e spesso e volentieri, anche se la persona era vestita un cesso, truccata un cesso, capelli un cesso, è una grande persona e quindi mi sono pentita di quello che ho pensato. Se vi posso dare un consiglio, ve lo dice una persona che giudica dall'apparenza, dalla superficialità, perché dall'apparenza è inteso, io lo intendo come modo di vestirsi, look in generale, da come uno si pone, e mi sono ricreduta diverse volte. Quindi io, se vi posso dare un consiglio, cercate di dare sempre un'opportunità alle persone, se poi veramente voglio dire è così, quello è pazienza, almeno ci avete provato a non essere stronze inside come me. Io molte volte mi sono dovuta ricredere, quindi cioè, non riesco a non farlo, a giudicare dall'apparenza, come posso dire, però. Mentre a me faccio dargli un'opportunità, non fare sempre la solita snob di sta minchia, insomma, dargli un'opportunità anche perché non è che dici, sai, sono il fashion fatto a persona, però le persone a me trasandate, poco curate, non se ne scendono. Cioè, una vita ai cazzo, vivetela bene, che non lo so. Sono così, raga. Può essere un difetto, quello che volete, però se una persona è trasandata oppure davvero non è in grado di presentarsi pubblicamente in maniera decente, per me non riesco, raga, non riesco. Sono peggio di Enzo Meech quando come ti vesti, ma veramente non ce la faccio. Perché sei sul tubo? Quali sono state le tue vere motivazioni? Domanda numero 9. Allora, sono sul tubo perché nelle mie amicizie, nella mia famiglia in generale, non c'è nessuno che è appassionato di trucco come me. Quindi, per condividere una passione, per scambiarci opinioni, ho deciso di aprire un canale. E devo dire che, diciamo, i miei primi YouTuber, perché io tutto quello, diciamo, che ho imparato sul trucco, almeno le cose basilari, le devo a Pepper Chocolate, perché prima era una YouTuber che seguivo molto. Clio non la consideravo proprio perché allora come adesso penso che non si sa truccare, è semplicemente una signora simpatica, una ragazza simpatica e piace per questo, ma dire che si sa truccare, ragazze, ne passa. Quindi io seguivo Pepper Chocolate che comunque diciamo faceva dei bei trucchi, erano più nel mio stile. E poi vedevo che comunque lei riceveva tutte queste cose da provare, quindi io onestamente sia l'ho aperto per condividere una passione, ma anche perché speravo che un giorno anch'io potessi ricevere dei prodottini gratuiti da poter recensire, da poter provare, che erano diciamo cose nuove per me. Poi piano piano, andando avanti con il canale, ho avuto la possibilità di provare delle cose e mi ha fatto piacere come cosa, proprio la sincera verità, raga, più di questo che vi devo dire. 10. Chi tagghi? Allora, taggo la mia amica Federica Deri Bruno. Voglio taggare Chiara del canale Bambola Malefica, spettacolare. Voglio taggare Carmela del canale Non Fashion and Beauty. E poi voglio taggare, se vede questo video, Emanuele Castelli, De Emanuele Castelli, che io adoro, 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 adoro. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. E ovviamente siete tutte taggate, cioè se avete un canale fatemelo sapere che vado a vedere il vostro video tag, non solo quella che credete. E niente, alla prossima, ciao!